La IF Muratova, mentre sta per partire Magdalena Forsberg, e ha soltanto 2 punti di vantaggio su Natalia. Partita, la leader di Coppa del Mondo, vincitrice praticamente di questa Coppa del Mondo 98, Magdalena Forsberg, il suo passo è inconfondibile. Ed ecco Liv Grete, Skilbright, che partirà quasi 30 secondi dopo. La Skilbright è 17esima in Coppa del Mondo, una classifica che la vede giù bene nel femminile. Giovedì scorso prima, seconda e quarta nella sprint, ieri pure nella 7 km e mezzo. Bella prova delle francesi. Seguiamo il tiro di Magdalena Forsberg. Molto precisa la leader di Coppa del Mondo, Forsberg, che è inquadrata ad imporre il ritmo, quasi 50 secondi di vantaggio sulla Skilbright, oltre un minuto su Petra Bele, mentre Christel Gross, che era in terza posizione, ha sbagliato un tiro e adesso è più attardata. Circa 3 km di gara per Magdalena Forsberg, quasi un terzo del percorso completato dalla svedese, che cerca la consacrazione oggi. Magdalena Forsberg, 0 errori in prima piazzola. Un errore anche per lei. Mentre arriva al tiro Anne-Helen Skilbright, la Forsberg perde un po' del suo vantaggio. La Skilbright deve tirare bene se vuole raggiungerla. Potrebbe riguadagnare dai 20 ai 30 secondi la Skilbright senza errori. Niente, possiamo dire che Magdalena Forsberg è sempre in testa con almeno una cinquantina di secondi sulle altre, in quanto anche se Petra Bele, che è terza, ottiene un netto. Così come avviene, il vantaggio della Forsberg sarà minimo di appunto 50 secondi. Qualcosa meno forse. Passa comunque in seconda posizione decisamente Petra Bele, con l'errore di Anne-Helen Skilbright in seconda piazzola. Molto precisa al tiro la Bele. Adesso deve cercare di forzare in vista della terza serie di tiri, senza esagerare. E Skilbright è proprio lì. Ed eccole che giungono praticamente insieme al terzo tiro, le inseguitrici di Magdalena Forsberg, che intanto sta tirando in terza piazzola.
un errore. Ancora un errore per Magdalena Forsberg, ha sempre un vantaggio comunque che le consente di rimanere al primo posto, perde però qualche secondo, adesso le toccherà accelerare il passo. Skilbright e Bele, seconda e terza. Chi sbaglia meno sarà l'inseguitrice di Magdalena Forsberg. E può dormire sonni tranquilli Magdalena Forsberg. Due errori a testa sia per Petra Bele che per la Skilbright, un errore per la New Grey. Dunque classifica che si appiattisce ben distante da Magdalena Forsberg. A questo via un minuto e prosegue di buon passo Magdalena Forsberg verso la vittoria in questa gara ed in Coppa del Mondo a questo punto. Grande prova comunque della bulgara Dafovska. La linea cronometrica. E aumenta ancora il vantaggio di Magdalena Forsberg, un secondo 6 adesso su Dafoska e Zellner, e si fa sotto anche Corinne Augré. C'è sempre una francese fra le prime. E lei la regina della Coppa del Mondo di quest'anno, si lascia scappare per la prima volta un sorriso, Magdalena Forsberg, al termine del suo 5 su 5 col quale trionfalmente si avvia a vincere la Coppa di quest'anno, oltre che la gara odierna naturalmente con un minuto e sei, scusate, sulle tre inseguitrici che vedete, Martina Zellner, Jelena Dafoska e la francese Corinne Augré, ma adesso bisognerà vedere se queste tre atlete faranno un netto così come ha fatto lei, altrimenti questo svantaggio potrebbe anche aumentare. Augré è la prima a prepararsi. Magnifico New Grey, magnifico 5 su 5, anche la Zellner va via, Dafoska ha qualche problema. Quinto centro in ultima piazzola, un sorriso che significava, beh ce l'ho fatto, ho vinto la Coppa del Mondo di quest'anno. L'arrivo. Dove la Forsberg è passata in 33, 48 e 7, New Grey oltre il minuto. È incredibile, vedete, ancora aumentato il vantaggio di Magdalena Forsberg che non dà l'impressione di forzare, ma in realtà è un orologio svedese. Ricorda un po' Magdalena Forsberg, sta arrivando. Ancora un sorriso sul volto della solitamente imperturbabile e impassibile svedese. Un sorriso per la conquista della Coppa del Mondo 1998. Eccola qui la vincitrice Magdalena Forsberg, che con questa gara di Pokljuka
pone tra sé e le avversarie un vantaggio oramai incolmabile e meritatamente, sottolineiamo, va a vincere la Coppa. Sul passo non va altrettanto forte, ma la sua precisione la porta a conquistare la piazza d'onore su questi 10 km in seguimento di Pokljuka in Slovenia. E Martina Zellner superata nel finale, addirittura lei non ha commesso alcun errore al tiro, ma sul passo è stata decisamente meno forte delle altre. Soddisfatta comunque per questo terzo posto, arriva stremata la Zellner a 1.25.8 da Magdalena Forsberg. Ed ecco profilarsi la Dafoska. Bella gara la sua, peccato per quell'errore in ultima piazzola, le è costata probabilmente la seconda posizione. Petra Bele, anche per lei qualche errore di troppo, ha perso ogni speranza praticamente alla terza serie di tiri quando con due errori